È necessario un rapido cambiamento, non tanto di volti quanto di politiche, a dichiararlo Matteo Cernigoi, segretario regionale dell'UGL, visionando in mattinata i dati dell'astensionismo dilagante della prima giornata di voto in Friuli. In primo luogo spiega che bisogna partire dal lavoro. Un imprenditore non può ricevere aiuti pubblici e poi delocalizzare, come è accaduto nella nostra regione. Al tempo stesso serve un allentamento della stretta creditizia che dia ossigeno alle piccole e medie imprese. La concorrenza dall'estero risulta molto forte, non può bastare un cambiamento a livello regionale. Il patto di stabilità va rivisto e servono anche leggi per la pubblica amministrazione. Dopo le elezioni ci si dovrà rapportare al contesto romano in modo autorevole, di modo che vengano finanziate politiche espansive attraverso il debito. La sofferenza è talmente generalizzata nel nostro contesto che è da mantenere la massima attenzione in merito alle possibili infiltrazioni di chi vuole strumentalizzare la protesta per fomentare il caos. Abbiamo troppe leggi poco agili da utilizzare. Il commercio locale è in ginocchio in seguito alla crisi del potere d'acquisto. Quando in alcuni settori vengono negati i pagamenti alle imprese, si crea un circolo vizioso. Non si muove l'economia, aumentano i fallimenti e i licenziamenti del personale. Il prossimo sarà dunque un quinquennio molto duro per chiunque venga eletto. Serve immediatamente, spiega Cernigoi, una legge sui costi della politica e le spese dei gruppi consiliari, perché i cittadini, ribadisce, hanno inviato questo messaggio: cambiare.